Eccoci qui. Abbiamo ora la testimonianza di Giovanna, che è emozionatissima. Dopo due testimonianze così incredibili di Federica e di Rudy, mi sento veramente molto molto. Cioè, non so se la cosa potrà essere così presa da queste testimonianze meravigliose. Invece non è così, perché vi svelerò un piccolo aneddoto che Giovanna mi ha raccontato, lei non sa che sto per raccontarvelo, per cui puoi già cominciare ad arrossire. Le suorine, quando lei da bambina andava all'asilo, a scuola, dicevano sempre: guarda Giovanna, lo sappiamo già, tu sarai quella che si metterà sulle ginocchia del Signore e gli tirerai la barba fino a quando non otterrai quello che vorrai. Questo per dirvi quanto Giovanna sa essere convincente, quindi preparatevi. E quello che mi permetto di dire per introdurla, perché è difficile presentare Giovanna, è veramente difficile, non so neanche esattamente che cosa ci racconterà, per cui tutto improvvisato. È tutto quello che sento dentro nel cuore, che avevo voglia di raccontare. Ecco, l'unica cosa che vi vorrei dire, prima di cedere la parola a Giovanna, è che Giovanna ha vissuto sicuramente un cambiamento incredibile nella sua vita e a volte c'è anche proprio la difficoltà di comunicare alle persone che ci sono accanto questo cambiamento. Cioè, tu sei cambiato, sai di essere cambiato dentro, ma vorresti che tutti se ne accorgessero, non solo quelli che ti sono più vicini, che quindi magari riescono a percepire questo cambiamento, ma tutto il mondo che ti circonda. Giovanna, a te la parola. Grazie. Allora, grazie per l'incoraggiamento. Prima di tutto volevo ringraziarvi tutti, perché ho visto che avete partecipato numerosi a questo evento, questo nuovo CD che ci è stato presentato questa sera. Ritengo che sarà un grande, diciamo, proprio, posso dire, di grande bellezza, che potrà essere uno strumento importantissimo per l'evangelizzazione. Questo, io vi volevo raccontare questo, che è quello che ho vissuto io sulla mia pelle proprio quando è uscito il primo CD. Allora, noi appunto, appartenendo a questo movimento di Gloriosa Trinità, abbiamo sempre Don Andrea che ci stimola sempre tantissimo, dopo aver recepito noi la parola di Dio, di poter portarla ad altri, quindi di evangelizzare, anche perché Gloriosa Trinità nasce proprio, diciamo, con questo, è un pilastro insomma di Gloriosa Trinità, è proprio l'evangelizzazione. E quindi tutte le volte quando sentiamo queste omelie bellissime che fa Don Andrea, noi le abbiamo capite e vorremmo chiaramente trasmettere alle persone che hanno perso magari la fede. Fede è una parola importantissima. Io ho scoperto la fede da pochi anni, da quando mi è successo un dolore grandissimo, e vi spiego. Allora, io sono sempre creduta non cristiana, di più, religiosissima, proprio da quando ero piccola, da quando sono vissuta in mezzo alle suore, preti, ho sempre trovato delle persone meravigliose, non ho avuto problema con nessuno. In più, nata da una famiglia chiaramente religiosa, mi hanno sempre, si parlava sempre di Dio, di Gesù, della Madonna, la nostra casa veniva sempre frequentata anche da preti, monsignori, perché i miei genitori li invitavano. Quindi io mi sentivo non religiosa di più e me ne vantavo tantissimo, perché dicevo: ma che fortuna, quando trovavo amiche, ma anche da ragazzina, che mi dicevano: no, ma perché tu credi in Dio, vai all'oratorio, fai questo, quest'altro. Cioè, ma stai scherzando, come fai a non credere in Dio? È una cosa impossibile. Quindi ero orgogliosa di appartenere a questa religione. A un certo punto invece ho capito che tra essere religiosi e avere fede c'è un abisso. E certo che io credevo in tutto ed ero certissima, ma quando pensi che ti succede qualcosa nella vita che ti cambia completamente, proprio ti distrugge, dici: ma io sono religiosa, ma allora questo Dio, che cosa, come posso chiedere aiuto? Ma cosa ho fatto? Tutte queste frasi che mi venivano così concitatamente nel mio cervello, mi sono praticamente immobilizzata, non riuscivo più a capire assolutamente niente.
Perché cos'è la differenza tra questa, tra essere religiosi e credere, e aver fede? Fede vuol dire abbandonarsi alla volontà di Dio. Ma io non ne avevo nessuna voglia di abbandonarmi alla volontà di Dio. Quindi io non avevo fede. Era inutile che portassi avanti sempre così vittorioso. Ma io credo, ma io vado a messa la domenica, mi dico le preghiere. Caspita, una cosa meravigliosa. Ma io non avevo la cosa più importante che era la fede. E questa fede, questo... dovevo fare un cammino, ma io in quel momento, disperata, non riuscivo neanche, avevo questa ferita enorme dentro nel mio cuore che sanguinava, ma non solo sanguinava, questa ferita anche era infetta e questa infezione mi andava alla testa, mi andava nelle membra, nel cuore, non riuscivo più neanche a essere me stessa, non... infatti chi mi ha conosciuto 4 anni fa quando mi hanno parlato del movimento di Don Andrea, non sapevano forse neanche come parlarmi. Ho avuto delle amiche carissime, una mia amica molto cara che è stata anche forse la prima che ho conosciuto, che mi ha detto: ma guarda, vieni, ti voglio parlare. E lei mi ha raccontato un po' le sue storie per farmi aprire, per farmi trovare in mezzo ai miei fratelli, perché io non avrei avuto voglia neanche più di uscire di casa. Ma non ero depressa, ve lo posso garantire, la depressione è una cosa che proprio neanche mi sfiora, non mi ha mai sfiorato. E avevo un dolore, ma un dolore così grande, e poi questa infezione che mi girava in tutto il corpo. A un certo punto, sempre con le parole di Don Andrea, le omelie che lui fa, i momenti di raccoglimento, delle cose meravigliose, sono entrate piano piano nel mio cuore e ho capito che mentre non vedevo più luce, non vedevo più niente, c'era solo buio intorno a me, e dicevo: ma tanto, signora, anche se vuoi aiutarmi, cosa vuoi aiutarmi? Io ho perso una figlia e subito dopo, dopo 2 anni, ho perso anche il marito. Ma cosa vuoi aiutarmi? Non è che puoi farmi risuscitare. Quindi ero certa che non avrei trovato. E invece, come diceva Don Andrea, come dicevano i miei fratelli, mi dicevano: ma vedrai, vedrai, tu devi accettare la volontà del Signore. Noi dobbiamo accettarla, questa volontà. Dobbiamo lasciarci andare. Se Dio ha pensato una cosa di questo genere, perché vuol dire che c'è un disegno da parte sua che noi non conosciamo, che non possiamo conoscere. Però questa era una cosa incredibile che io non riuscivo proprio ad accettare. E hanno avuto tanta pazienza tutti con me, hanno avuto una pazienza infinita, amore, di tutto, insomma. Avrò fatto una gran pena, logicamente, quindi, però trovare delle persone che non conosci, che non sono sorelle, che non sono fratelli, che non sono amici, che ti accettano in questo movimento con grande affetto, per me era già stata una cosa meravigliosa. Beh, un giorno invece ho capito che Dio era entrato nel mio cuore. E come ho potuto capirlo? Ho capito perché mi puliva questa mia ferita che continuava a sanguinare e continua a sanguinare. Ma lui che cosa ha fatto? Me la sta curando. Perché non c'è più questa infezione dentro nel mio corpo, perché lui ogni giorno me la cura, me la pulisce e soprattutto me la disinfetta. E quindi io non ho più questa infezione che mi faceva stare troppo male. Ho sempre la mia ferita che sanguina, ma so che lui ogni giorno viene e riesce a curarmela in un modo meraviglioso. Scusate, mi sono un attimo dilungata, ma io volevo dire, la cosa che è più importante che volevo dire è quando l'anno scorso mi è stato consegnato questo CD, perché già quando, nei momenti in cui noi ci troviamo, che sono tanti, di Gloriosa, quando sentivo queste musiche, questi canti, veramente mi trasportavano in un'altra dimensione. Però l'idea di aver avuto un CD, uno strumento così importante, che a me ha fatto un bene enorme, mi scoppiava dentro nel cuore, dicevo: ma io devo dirlo agli altri, devo assolutamente regalarlo, devo portare questo messaggio a persone che, ripeto, che magari momentaneamente eccetera avevano perso la fede, amici. E quindi, mentre prima parlando, senza avere questo strumento, parlavo con loro: tu anche, ma sì, dai, tu sei religiosa, sì, certo, sei, sì, perché tu frequenti, cioè, però non avevo mai l'idea di poter, perché non sono neanche, diciamo, competente, non ero così brava da poter parlare e poter fare questo, diciamo, rapportarmi con delle persone che magari credevano poco, quindi mi sentivo incapace. Quando invece ho avuto tra le mani questo CD,
e me lo sono sentito in casa mia, nel silenzio. Ho sentito, basta, io non ero più su questa terra. Era stato lì anche un altro grande dono che mi ha dato Dio. Cioè, io mi trasportavo in una dimensione diversa, una dimensione che non era più quella terrena. Mi staccavo da quello che era tutta stata la mia vita, casinata, problemi, figli, famiglia, lavoro, cioè tutto quello che avevo fatto durante tutta la mia vita. Proprio mi staccavo. È stato l'unico veramente, diciamo, strumento in casa mia, perché quando sono in chiesa, sono le medie, mi sento benissimo. Però in casa, quando rientravo, adesso poi che sono solo, non c'è più neanche mio marito, l'unica cosa era proprio accendere e sentire questo CD. Quindi, quando ho percepito una cosa di questo genere, ho pensato, no, ma io qui, con questo, ne ho comprati anche una quantità, non so più dove comprare nei negozi, cioè, mi sono fatto, e poi ho chiamato i miei amici dicendo, ma perché non venite oggi, tu che vieni sempre a trovarmi, di questo genere, vieni che ho un bel regalo, una bella cosa da dare, e vabbè, lasciamela giù che regalo è, ma è un CD bellissimo con dei canti che noi facciamo. Vabbè, d'accordo, lasciamolo in portineria, lasciamolo in ufficio, adesso non è... No, no, vedete, perché avevo in mano uno strumento così importante che non volevo che venisse vanificato col fatto che magari non... perché c'è questa apertura meravigliosa, cioè è tutto un modo di portarti avanti in questi momenti un po' paradisiaci. E quindi ho proprio detto, no, no, venite voi qui, oppure se volete vengo io a casa vostra, non c'è problema, io vi porto un regalo, no, no, ma per carità, poi... Ho fortunatamente degli amici molto piacevoli, simpatici, che abbiamo passato tutta la vita insieme. E quindi, beh, io non ho provato a vedere una persona di quelli che appunto erano sempre, quando si parlava di religione, erano sempre quelli che creavano problemi o che pure la discussione diventava quasi un parapiglia. E niente, allora, sono riuscita a regalare tutti questi CD. Ancora adesso ci sono persone che mi telefonano, uomini, donne, cioè persone certamente di una certa età, perché io non sono giovane, che mi telefonano e dice, vuoi sentire cosa sto facendo? Sto andando a Verona, sto andando a Roma, senti cosa sto sentendo, non ho più la musica, cioè i nostri CD. Tutti che mi hanno ringraziato, tutti che mi hanno... e che nel loro cuore sicuramente qualcosa sarà successo. E questa è stata la cosa più bella che io ho potuto fare, visto che ho ricevuto tanto, almeno ho avuto uno strumento meraviglioso per poter anche dare qualcosa ad altri.